Lo stop acting ha incominciato a dare i suoi primi frutti negli anni Ottanta, ovviamente non qui in Italia. Una sorta di micro rivoluzione di artisti, registi, coach, attori stessi che avevano in un modo o nell'altro da ridire sui metodi di recitazione. Il più attaccato in assoluto è stato il metodo Stanislavski, ritenuto sopravvalutato perché menzionato dalle star hollywoodiane, ritenuto anche dannoso perché a lungo andare, se mal praticato, può far perdere qualche rotella. Odiato perché non si diventa attori solo grazie al metodo o a derivati. Detestato anche perché, come spesso succede, si sono poi venute a creare delle vere e proprie lobby, dei circuiti chiusi dove era quasi impossibile anche accedere per poterlo imparare. Queste cose non le dico io, ve le sto semplicemente raccontando per dovere di cronaca. Vi sto raccontando cosa è successo e cosa sta ancora succedendo. Vi cito dunque Mark Westbrook, David Mamet, William Macy, Harold Gaskin, Bernard Hiller, Eric Morris, John Hotchkiss, Louis Mandoki. E mi fermo qui, ma ce ne sono davvero tantissimi altri. Chi sono tutti questi personaggi? Sono attori, coach, registi che hanno voluto spostarsi e creare qualcosa di innovativo, di nuovo, proprio per andare contro un metodo. Metodo, non metodo, recitare, non recitare, comunque vada, a tutti interessa che l'attore sia naturale nel momento in cui deve interpretare una parte. E a tutti interessa tramandare e insegnare un'esperienza che possa essere vissuta in maniera soggettiva. È un discorso molto complicato e delicato. Io non sono qui per dirvi cosa è giusto o non giusto fare. Sono qui per dirvi che cosa esiste e tra che cosa potete scegliere. Perché credo che in Italia ci si è fermati a cosa succedeva almeno 30 anni fa nel resto del mondo. Allora, cominciamo con la Practical Aesthetics. Nata a metà degli anni Ottanta dalle menti di David Mamet e William Macy. È uno dei primi contrometodi ed incorpora elementi di Stanislavski e di Meisner. Si tratta di quattro fasi di analisi della scena concentrati sull'obiettivo del personaggio. Gli attori sono tenuti a concentrarsi letteralmente su quello che sta accadendo in scena e su ciò che chi è in scena desidera o pensa. È molto riduttivo descriverlo in questo modo, quindi vi esorto a leggere dei titoli come Practical Aesthetics di Jess Russell e Ronald Cohn. In italiano purtroppo non c'è nulla, è tutto in inglese. E potete andare anche online sul blog che è tenuto da Mark Westbrook, che è molto interessante. È un coach che insegna in Scozia e tiene un blog proprio sulla Practical Aesthetics e potete andare a vedere che cosa ne pensa, che cos'è, in che modo insegnano, eccetera, eccetera, eccetera. Arriviamo ad Harold Gaskin, che insegna dagli anni 90 il Take the Line off the Page, che vuol dire tirar fuori la battuta dalla pagina. A questo non metodo dedicherò il prossimo tutorial perché è una delle cose che faccio proprio quando insegno o faccio coaching agli attori, quindi ve lo posso spiegare bene. Arriviamo a Bernard Hiller, che insegna il non metodo da quasi 35 anni. È il coach di tantissime star hollywoodiane e mettendo insieme life coaching e strategie per il successo ne ha fatto baluardo della sua carriera da acting coach. Potete leggere Stop Acting, Start Living, scritto appunto dallo stesso Bernard Hiller, oppure partecipare a uno dei numerosi incontri che fa ormai da anni anche qua in Italia, perché comunque è una bella carica positiva. Posso citarvi anche Louis Mandoki, che è un regista e che ha un non metodo dedicato forse a coloro che sono molto più spirituali. Lui stesso non ne parla volentieri, online si trova pochissimo. So che in Francia hanno fatto proprio un seminario dedicato a questo suo non metodo a Parigi nel 2016, quindi molto probabilmente ce ne sarà un altro nel 2017. Basta digitare online Louis Mandoki Method. Con Eric Morris e John Hotchkiss si va incontro al Beyond Method, oltre al metodo, al di là del metodo, per elevare la consapevolezza dell'attore, per cancellare tutti gli ostacoli che possono essere di intralcio all'interpretazione. Qui vi potete leggere Stop Acting Please, scritto appunto dagli stessi, anche qui però non esiste versione in italiano, credo. Sono sicura che esistono molti altri non metodi in giro per il mondo che non ho ancora avuto la fortuna di conoscere, di provare e di studiare. Ma spero che questo mio tutorial vi abbia incuriosito e che vi spinga a cercare oltre quello che tutti conoscono. Non c'è mai un solo metodo per imparare. O forse sì, studiando.